Tanto la telecamera non è ufficiale, è una cosa che serve solo a me, quindi non ti preoccupare, non finiamo in nessuna televisione, siamo solo in radio, sto raccogliendo dei pensieri e delle problematiche che si possono vivere comunemente in qualsiasi comune, in qualsiasi punto della città. Tu vivi in questo quartiere da quanti anni? Da 6 anni, ho fatto le scuole qua, insomma, sono sempre stata in questa zona, particolarmente. Ecco, in quanto conoscitrice della zona, che cosa mi sai dire di questa zona, quali sono le funzionalità, quello che non ti è mai piaciuto e quello che si potrebbe rinnovare? Io la trovo una zona stupenda, sono stata anche a Milano per parecchi anni, però non la cambierei con nessun altro posto, e però ha degli svantaggi. Cioè? È chiusa. Senta, lei che vive invece in Piazza Manin, si trasferirebbe mai in questa zona di Albaro? Ma sono vissuta anche in Albaro, va bene. Si sta bene sia in Albaro che in Piazza Manin, si sta bene a Quinto, si sta bene a Merri, in tutte le zone belle di Genova, stiamo parlando di tutte le zone privilegiate. Qual è la zona peggiore di Genova dove tu non andresti mai a vivere? Io non voglio offendere nessuno, non ci saranno zone. Non te lo so dire, non voglio veramente, cioè ci sono zone che immagino siano più delinquenziali, più difficili da gestire. Va bene. Ok. Buona giornata. Filmato di uso interno, non è una cosa che serve a me. Tu che hai un'attività qui in Piazza Leonardo da Vinci, che cosa mi sai dire di questa zona? Teoricamente la zona è una delle di Genova valida. Senti, prima un ragazzo, faccio il nome, mi ha fatto presente che in questa zona nel pomeriggio ogni tanto c'è qualche teppistello minorenne che paciuca sui muri o disturba le persone. Ma penso che da tutte le parti ci siano i ragazzini magari un po' più agitati che fanno come tutti i ragazzini della loro età, insomma. Ma necessità di sorveglianza secondo te questa zona? Ma no, vabbè, magari ora tutta Genova necessita di sorveglianza, questa forse è la zona che necessita meno, altre zone c'è di peggio, sono proprio i delinquenti quelli veri, qui è qualche ragazzata, non penso che sia normale. Non ti preoccupare, la telecamera è solo una cosa che serve a me, non finisci sulla televisione. Guarda come sono conciato, non mi far finire. No, è una cosa che serve a me perché sto facendo un montaggio io, quindi questo finisce solo in radio. Proviamo adesso con gli abitanti del quartiere. Buongiorno, sono Martino di Radio 19, la radio del secolo XIX. Mi scusi, voi abitate qui in questa zona, ho raccolto dei pareri in generale dalla gente che vive in questa zona e mi dicono che ci sono dei teppistelli la sera e la notte che fanno caos e rumore. Teppistelli. È vera questa cosa? I teppisti, i vandali, i ragazzini che fanno caos e rumore. Teppistelli. Ecco, ma non vi fanno... C'è anche un ordine del giorno, no, una comunicazione fatta dal presidente del municipio Ottonello ai vigili, a qualche nato, alla polizia municipale, che denuncia questo fatto. Ecco, teppistelli. No, mi fa salire, non ho capito. A volte succede anche questo, che le persone sono indisponibili. Ecco, che è quella che è qua sopra. Io per via. Che zona siete? Tu di che zona sei? Regina. Ecco, tutte le mattine ti sposti come? Di Roma dal bar. Due mezzo pubblico. E come ti trovi a girare con i mezzi pubblici? Una merda. Proprio non si riesce, però mi dispiace, ma è proprio invivibile anche per una questione di tempi, attese, sono molle, cioè ci metto un'ora da casa mia qua, con lo scooter ci metto 10 minuti, 4 ore. Che consiglio daresti all'amministratore del MNT? Dai, andiamo andare difficile. Questo è difficile. Intensificare un po' il servizio forse, renderlo un po' più sbrigativo e se magari anche alla mattina ne mettessi 2 o 3 in più perché è proprio tipo carro bestiame alla mattina, cioè proprio pienissimo. O sono in ritardo, appunto sono sempre pieni, ce ne sono pochi.
non si riesce bene a drenare comunque. Cosa consiglieresti all'amministratore delle linee AMT? Come ha detto il mio compagno, di intensificarle perché sono veramente pochi. Comunque, cioè, mettere magari invece ogni 10 minuti, ogni 5. Guarda, 3 al mattino è sempre pieno. Che zona sei? Io sono di San Fruttuoso. Quindi da San Fruttuoso tutte le mattine ti sposti per venire in facoltà qui ad Albano? A piedi. A piedi da San Fruttuoso? Ecco, sei contento di quello che Genova ti offre o vorresti qualcosa di più? No, no, sono abbastanza soddisfatto. Mi piace questa città, è bello. Un voto da 1 a 10 sulla vita genovese. Certo.